Ciao ragazzi, eccomi oggi con video spacchettamento Ivrescher di Album 9, appunto con gli sconti fino al 40%. Ho il ventilatore sparato perché c'è un caldo assurdo in camera mia quest'ora. E poi il fatto è che io sono tornata ieri dalla montagna e considerando che c'erano 16 gradi col termo acceso la sera e qui ce n'è 37 e mezzo, vabbè. Allora, partiamo subito perché ho due pacchi grandi ed è un ordine consistente. Allora, mi hanno ordinato questo, che è un gel doccia, direi, sì, alla Mamelis, questo qua, la prima volta che me lo ordinano, ed è da 300 ml di prodotto. Poi, bello, mi è arrivato questi gel doccia bio, quelli all'olio d'argan, da 200 ml, due di questi, molto nutrienti. Poi mi hanno ordinato tre di questi shampoo riflessi dorati alla camomilla da 200 ml di prodotto, eccoli qui, siamo a tre. Poi mi hanno ordinato due degli shampoo antiforfora senza silicone, senza parabeni, con scorza di melagrana. Ottimi anche questi. Poi mi hanno ordinato invece tre di quelli nutrizione all'avena bio. Eccoli qui. Ah, un altro di quelli di prima, la Mamelis gel doccia. Poi, qui dentro c'è nel sacchettino un antibase rinforzante antirottura, se non sbaglio. Sì, direi di sì. Questa qui è da 10 ml. Fatta così. Poi, qui c'è la fattura. Abbiamo l'ordine che era possibile acquistarli da il tra di noi riservato alle presentatrici, però potevo ordinarne i pezzi che volevo e una mia cliente ne voleva tre. Ve ne faccio vedere uno perché uno è mio. E sono queste borse da mare, diciamo, spiaggia, quelle per mantenere al fresco le cose. Come cavolo è messa? È enorme. E sono queste borse qui che vedete dentro, mantengono in fresco le cose, potete mettere, non so, le cose da mangiare quando andate fuori che è caldo, oppure non so, anche da spiaggia per tenere, boh, varie cose. Molto grande, veramente. Questa qui è costata 3,95 euro alla sua cerniera. E questi sono i disegnini. Ha i manici molto molto capiente. Questa è mia, quindi lì. E me ne hanno ordinate appunto tre uguali, così. E il primo pacco è vuoto. Secondo pacco. Aspettate che tento di appoggiarlo qua sopra perché altrimenti non ci riesco. Ops, questo è pesante. Bene. Allora, qua intanto ci sono il tra di noi. Poi c'è i album 10, sempre album 10. Poi iniziamo con i prodotti. Mi sono arrivate queste lime per unghie, che sono due. Poi due di questi gel doccia bio all'aloe vera da 200 ml.
due di questi dopo sole 3 in 1, sì, dopo sole 3 in 1 da 150 ml della Protective Vegetal, molto lenitivi. Poi due di questi balsamo nutrizione all'avena. Poi abbiamo due di questi balsamo dopo barba sensitive alla fava d'anta lenitiva, molto buona questa linea. Poi abbiamo sempre per lui due di questi gel da barba aloe vera idratante da 150 ml di prodotto. Ok. So più dove mettere la roba. Poi abbiamo due di questi del Jardin du Monde al pompelmo della Florida, molto belli. Questi 200 ml di prodotto, 2,50 euro. Poi mi è arrivato questo che è un remover polished, quindi acetone per le unghie. Poi abbiamo questo, no, vabbè. Questi due che sono Monoide Tahiti shampoo doccia da 150 ml di prodotto, hanno una profumazione molto molto estiva, buoni. Poi sempre al Monoi mi hanno ordinato due di questi Eau de Toilette spray da 100 ml, che ve ne apro uno per farvi vedere appunto il packaging, se non si rovina la confezione, se riesco. Oh, allora si deve aprire, eccolo qui. Questo è il packaging in vetro, molto bello. Poi andiamo avanti, abbiamo, ah, mamma mia, quanta roba! Questo che è un Defy-Line ventre piatto riducente, 48 compresse, ed è questo qui, la prima volta che me lo acquistano. Poi cosa c'è? Altre lime, queste sono mini lime per le unghie. Poi abbiamo due di questi solari protezione 15 in spray da 150 ml di prodotto. Questi non li ho mai provati, sinceramente, non so come siano. Però mi hanno detto che quelli della Yves Rocher sono ottimi come solari, anche se adesso uso Avon. Poi cosa c'è? Ah, mi hanno mandato questo set di campioncini che ho ordinato io, campioncini misti. Poi abbiamo qui dei balsamo labbra. Allora, uno è al cocco, uno è alla vaniglia, uno è al framboise. Sì. Poi qui dentro c'è anche un mini set in mini taglia che era possibile acquistare sempre dal Tra di Noi. Dal Tra di Noi praticamente c'era la possibilità di avere questo qui, che è una maschera. Cos'è? Insomma, è della linea Sebo Vegetal Purity Mask, c'è scritto pelle miste grasse, non mi ricordo bene. Comunque li ho presi da regalare alle mie, diciamo, oh, non mi viene la parola, vabbè, le devo regalare a chi mi ha acquistato tutti questi bei prodotti in omaggio, ai miei clienti, volevo dire. Ecco, poi qui ci sono delle cose mie, anche questa è mia, adesso ve le faccio vedere. Anche questa è mia, ve le faccio vedere. Qua cosa c'è? Ah sì, poi sono arrivati degli smalti, che però questi sono quelli non proprio smalto colorato, ma servono per rindurire e rendere più bella l'unghia. Uno
è il 01 beige, che è questo, e l'altro è il 02 rosé. Sono rinforzanti che rendono l'unghia appena un po' colorata e questi qui. Poi ecco, oltre a quei due mini, questi qui, sempre insieme al set, penso sui 3 euro costasse, c'erano anche questi che sono gel purificanti. Detergenti viso, direi. Insomma, non è scritto in italiano, comunque mi sembra di sì. Sempre della linea Sebo Vegetal, quindi un'ottima cosa da provare. Mini size. Poi, qui cosa c'è? Qui mi hanno mandato delle borsine Yves Rocher in omaggio, con in omaggio dei blocchi ordine e degli altri campioncini in omaggio, molto gentile da parte loro. Finalmente ogni tanto qualcosa mandano. E poi mi sono arrivate questi bastoncini spingicuticole. Poi, avendo fatturato tot ordine, quindi un ordine grosso, mi hanno mandato in omaggio questo, che è uno shower gel in limited edition a limone e basilico, se non sbaglio, da 200 ml. E anche questo nuovo limited edition che è alla mela e anice stellato. Questi qui in omaggio. Poi sempre in omaggio mi hanno mandato, aspettate, questa borsettina da mare, diciamo sempre. Aspettate che provo di aprire a vedere. Ed è questa qui che si apre così ed è una borsa da mare che ha anche la cernierina, è molto molto carina, portatile, bella. Ok, oh mamma, ce la farò? Ok, e sempre insieme a quello in omaggio mi hanno mandato anche due mini size di shampoo all'avena e shampoo alla jojoba. Che bellini, piccolini, in formato mini. Ok, poi passiamo ora alle mie cose che sono di make-up. Allora, una è questa, andiamo subito a vedere. Ce la faccio. Ed è una palette, ops, no, questa è la Cipria. Questa è la Cipria opacizzante, che è la Matisse Claire 200. La volevo opacizzante per l'estate dell'Yves Rocher, non l'ho mai provata e l'ho presa. Ha la sua spugnettina, lo specchio è molto grande, mi è caduto. Spugnettina veramente sottile, che io poi non la userò, però è un gran bel packaging. E questa è la Cipria, che la metto qui. Poi ho ordinato una palettina di ombretti, che era sempre in saldo, non mi ricordo il prezzo, ed è 4 colorazioni, un quad, nome, boh, comunque. Ci sono due di questi applicatori, lo specchio è sempre molto grande e questi sono i colori che non vedrete mai, che sono bellissimi, sono sul tonalità del verde, tre verdi diversi e un altro che è un colore più sul beigiolino. Molto belli, shimmer, tre shimmer, un opaco. Una gran bella palette di ombretti, mi mancava di Yves Rocher, quindi l'ho presa. Poi ho ordinato dei blush, sempre della Color Nature, che sono nello specifico, aspettate che c'è i capelli che volano.
E la 31 Taint Medium Apricot, che è questa qui. Spero di non essermi sbagliata perché le ho ordinate di fretta e spero che non è la colorazione che ho già, se no è la fine. Vabbè, adesso do un occhio perché non mi ricordo più. Poi ho preso la tonalità Rusted, se non sbaglio, quella Rouge 51. Questa non ce l'avevo, sono sicura. Ed è questo bellissimo colore vivace. Aspettate che faccio uno sguaccino a questo perché sono sicura che questo non ce l'avevo. Guardate che bella tonalità di blush. Che profumo. Quindi questa. Poi ho preso per finire due rossetti Grand Rouge, 9,95 in super sconto, li apriamo. Uno è il Rouge Saint Dew e l'altro il 72 Rose Allée. Vediamo. Saint Dew. Falsato il colore, non si vede. Lo metto a fianco al blush. Purtroppo la luce non è tanta perché ha dovuto chiudere la finestra perché è caldissimo. Molto confortevole. E l'altro appunto Rosalè. Aspettate che lo apro. È questo qui. Si vede malissimo. È un più naturale. E questi sono i prodottini di make-up che ho acquistato in offerta con i saldi. Spero che il video vi sia piaciuto, c'erano veramente un sacco di prodotti. Vi mando un super bacione e al prossimo video, ciao!